Buongiorno mister, possiamo tornare per un secondo alla partita di domenica contro Lokomotiva? Aveva tempo di analizzare il gioco e come è soddisfatto con il gioco della sua squadra? Sì, come ho detto subito, credo che sia stata, anzi è stata sicuramente la miglior partita della mia gestione. Soprattutto il primo tempo abbiamo fatto veramente bene, quindi sono soddisfatto. Però ho anche la consapevolezza che possiamo e dobbiamo migliorare ancora in tanti altri aspetti. Quindi diciamo il primo obiettivo, quello di far diventare squadra questo gruppo, si sta concretizzando. Adesso bisogna lavorare fino al 12 novembre su altre situazioni, però vedo disponibilità, vedo voglia di ascoltare, voglia di fare, questa è la cosa migliore. Mercoledì vi aspetta il gioco della Coppa di Croazia. Questa competizione sa essere piena di sorprese. Come si è preparato per mercoledì? Noi ci siamo preparati innanzitutto rispettando l'avversario che incontriamo, quindi non facciamo molto caso alla categoria. Però è anche vero che ci sono giocatori che hanno giocato poco, hanno bisogno di giocare, meritano di giocare per l'impegno che mettono negli allenamenti, per cui giocheranno diversi giocatori che fino adesso hanno giocato poco, ma questo non significa snobbare la competizione, anzi, credo che i giocatori che hanno giocato poco metteranno ancora di più rispetto a chi fino a questo momento ha giocato più partite, quindi mi aspetto una grande partita, soprattutto il risultato, perché vogliamo andare avanti in Coppa e nelle nostre possibilità e bisogna arrivare più in alto possibile. Allora dice che ci saranno i cambiamenti a rispetto della partita di domenica. Tanti, ma è normale insomma che ci siano, ma non è un grande problema questo, perché ci sono giocatori che hanno voglia di voler dimostrare le loro capacità, hanno delle qualità e quindi io aspetto questa partita per poter capire anche le qualità di qualche giocatore, perché se li vedi solo in allenamento è difficile, la partita è un test più attendibile. Vabbè, grazie mille e buona fortuna. Grazie.